ci troviamo nel Senese a San Gimignano, immerso tra colline e vigne, spunta lo skyline più famoso al mondo, San Gimignano appunto, questo piccolo borgo che conta 7800 anime, 1000 nel centro storico. Delle 72 torri del periodo medievale, due sono rimaste in piedi, una è la Torre Grossa e una è proprio la nostra torre, Torre Casa Campatelli. Come sicuramente sapete, San Gimignano è bene UNESCO dal 1990, attrae milioni di turisti in tutto il mondo, non solo per le sue torri, ma anche perché appare un museo a cielo aperto per chi lo visita. Ma è anche terra di grandissime eccellenze, se pensate alla Vernaccia, questo meraviglioso vino bianco, il primo vino italiano a ricevere la denominazione di origine controllata nel 1966. Lo stesso Dante Alighieri lo cita nella Divina Commedia, quando tra i golosi del Purgatorio incontra Papa Martino IV e lo accusa di essere stato troppo spesso vinto dalla voglia di vernaccia. Ma lo zafferano, questa coltura delicata e affascinante, accertata nel borgo fin dal 1200, ma anche set per tantissimi film. Zeffirelli lo sceglie in due momenti per girare Fratello Sole e Sole e la Luna, ma anche Un tè con Mussolini. Ma è anche culla e luogo in cui nasce Torre Casa Campatelli. Che cos'è? Questo bellissimo palazzo del Settecento, che ha inglobato al suo interno appunto una delle 14 torri ancora in piedi a San Gimignano, dimora altoborghese toscana tra 800 e 900, narra le vicende di una tipica famiglia altoborghese toscana dell'epoca, i Campatelli appunto. Chi erano i Campatelli? Erano una famiglia di imprenditori che commerciavano alabastro e producevano mattoni, poi si specializzano nella gestione di poderi nelle campagne circostanti a San Gimignano affidate alle famiglie di mezzadre. Raggiunta una certa fama e comunque un certo benessere anche economico, decidono di acquistare questo palazzo nel centro storico di San Gimignano e lo arredano ovviamente con il gusto dell'epoca. L'ultima discendente, Lidia Campatelli, lo lascia in eredità al FAI nel 2005 e da lì partono 10 anni di lavori di restauro, di cura e di valorizzazione che porteranno poi all'apertura al pubblico nell'aprile del 2016. Lidia ha deciso di donare al FAI la sua casa già negli anni 80. Aveva questo forte desiderio che la sua casa continuasse a raccontare ricordi legati alla sua famiglia, alle estati passate in questa casa e che raccontasse anche la storia del territorio di San Gimignano.